Tocca a me? Salve, amici imperturbabili di Meltdown Television, e benvenuti in un nuovo episodio. Oggi siamo, come vedete, a casa. Per una volta non è un episodio itinerante, ma vi prometto che il prossimo episodio lo sarà. Ultimi acquisti? Lanciamo la sigla? O hai qualcosa da dire? Lanciamo anche il vinile, già che ci siamo. Sì, è un vinile, della storia molto travagliata. Sigla! Dicevamo, un vinile dalla storia molto travagliata. Chi ci segue e chi segue molto attentamente tutti i nostri episodi avrà già visto questo coso qua in mano nostra. Mi stiamo mettendo alla prova. In mano sua, perché vediamo se siete stati attenti. Dove abbiamo comprato questo vinile? Ma soprattutto qual è la storia travagliata di questo vinile? Sì. Che per più volte ha rischiato di passare dallo stato solido allo stato semiliquido. Esatto, esatto. Comunque, ridendo e scherzando, se ne è macinati di chilometri. Se ne è macinati, esatto, esatto. A sbaffo. A sbaffo, si è fatto le vacanze con noi. Esatto, come perché? Detto, rischiando di, insomma, è passato attraverso, ha rischiato di passare attraverso vari stati della materia. Tienilo perché, perché la gente... No, la gente si sintonizza su Meltdown Television solo per guardarti le tette, ma noi li puniremo mettendo un vinile davanti alle tette. Magari anche alla faccia, così. Vinile sì, esatto. Perché allora l'ho comprato la sera del concerto appunto degli Horror Vacui, la sera del loro concerto a Innsbruck, ovvero la sera prima di partire alla volta di Dresda e dell'Inflammen Open Air. Quindi si è fatto praticamente 8 giorni, 9 giorni in giro con noi. Se vi ricordate, se avete ben seguito pedissequamente le nostre vicissitudini, le nostre zingarate in Sassonia. Quindi abbiamo dovuto ogni volta che abbiamo cambiato albergo, tirarlo fuori dalla macchina, portarlo in albergo con noi, tutta una serie di cose. Perché in realtà neanche chissà che complicate, però ci fossimo, qualora ci fossimo dimenticati inavvertitamente il vinile in macchina, come detto, sarebbe passato allo stato molto probabilmente. In realtà la stai facendo fin troppo semplice, no, perché sì, vabbè, è un vinile, uno dice vabbè, è un vinile, lo porto così, l'hanno visto. Ma vi assicuro che portarlo in camera d'albergo, riportarlo in macchina con le valigie appresso, non solo ha rischiato di rimanere liquefatto, ma ha rischiato anche di essere... Non è vero, guardate che bello. Spezzato in due. Non sì, vero, perché guardate, sono stato attento io, per quello è rimasto bello. È perfetto, sì. Va bene? È perfetto fuori ed è anche perfetto dentro. Secondo me è un graffietto, c'è una canzone che salta. Si sente toc. Allora, a parte la meravigliosa copertina, che io trovo personalmente molto bella, magari ce la vedrei di più su un altro genere, ma ok, non ha importanza, comunque mi piace molto, anche perché il rosso e il nero sono fra i miei colori preferiti, non vi devo spiegare il perché. E niente, dentro nel folder si chiama, vabbè, questa roba qua, c'è anche un bel poster. Io non l'avevo mai visto. Sullo stile appunto della copertina, ah no? Ma sì. Perché io ho sempre tirato fuori solo questo, io non mai, giuro, non l'ho mai visto. Adesso lo vedi? Ah. Vuoi prendertelo in cameretta? Non ho la cameretta. Sì che ce l'hai. Sì, la condivido con te. No, non è vero, ormai è diventata tua. Ormai. Ma quale? La cameretta di Rosmarino? Cameretta di Rosmarino. Ah, il mio ufficio. Il mio ufficio, sì. Del businessman. Esatto. No, sì. Vedete che questo poster riprende il motivo, questo motivo medievale della copertina principale. E poi, vabbè, abbiamo il folder, la busta, come cazzo si chiama, del vinile vero e proprio, con i testi scritti in un carattere tipografico, quei caratteri da macchina da scrivere, che si fa anche fatica un po' a leggere, onestamente, e una serie di anche foto abbastanza carine degli Horror Vacui in tour. Il logo ti piace? Questo? Sì, mi piace anche il logo. Gli Horror Vacui, per chi non li conoscesse, sono italiani, nella fattispecie di Bologna, e diciamo che seguono un percorso abbastanza particolare, perché cercando su internet qualche informazione su di loro sono capitata in un paio di loro interviste più o meno recenti in cui il cantante Coppa descrive un po' il suo approccio e quello della fidanzata Marzia, chitarrista, il loro approccio verso la musica dark gothic,
perché è di questo che stiamo parlando. Sì, ultimamente stiamo spesso parlando di dischi dark, o death rock, come... o death rock, ma non vi preoccupate perché torneremo quanto mai presto. Non pensate male, ma ho qualcosa nel naso, scusate, so che un orgasmo al naso. Torneremo il prima possibile a parlare di Medallo, però vabbè, oggi parleremo di nuovo di Dark Wave, Death Rock, di quello cazzo volete chiamarla. Insomma, il loro approccio descrive Coppa il cantante. E in realtà gli horror vacui provengono tutti da una scena più orientata verso il crust punk. Mi sembra di ricordare dalle interviste che insomma più o meno tutti i membri militano anche contemporaneamente in band di questi due generi. E Coppa e la fidanzata all'epoca nel 2005-2006, Lessie, che erano appunto a Londra, erano già diciamo nell'ambiente punk, nel giro punk, non erano chissà che interessati diciamo al mondo, alla musica dark gothic, però questa esperienza a Londra li ha folgorati, soprattutto Coppa deve averlo folgorato parecchio, perché appunto gli ha scoperto tutta una miriade di questi gruppi che gli sono poi diventati congeniali, no? E da qui nasce anche la loro passione nel voler riprodurre autonomamente questa musica, che, devo essere sincera, in realtà non è niente di originale come genere, come stile. È un death rock con molti inserti punk, insomma, prende molto del punk, ed è questa la nota di merito nella musica degli Horror Vacui, perché non è l'ennesimo gruppo dark, gothic, che si rifà agli anni 80, ma non troppo, comunque con troppa elettronica, con troppi synth, con troppe partiture non suonate fisicamente, cioè qui la musica è veramente è fisica. I ragazzi suonano e ne abbiamo avuto la riprova al concerto di Innsbruck. Io sono sincera, prima di leggerli appunto in una locandina, salute schifoso, hai fatto apposta? No. A tirarlo così per le lunghe? Avete notato che non sto bevendo? Sì, non bevo, io, che sì, stiamo girando in mezzo alla settimana, io durante la mezza settimana non bevo, però fine settimana mi rifaccio. No, dicevo che, devo essere sincera, prima di notare il loro concerto su questa locandina a Innsbruck appunto, io non li conoscevo, gli Horror Vacui, forse li avevo sentiti nominare, ma non me ne ero mai interessata. E niente, dopo aver spulciato un po' su YouTube, ascoltato qualcosina, ho detto, beh no, questi li devo andare a vedere, perché fanno proprio quel gothic rock, death rock, come volete chiamarlo, che piace a me. Quindi, deciso, con un bel basso vecchia maniera, con un cantato, anche questo, ai limiti fra il punk e appunto le voci baritonali catacombali tipiche del dark, ma senza essere né una voce troppo alla Ian Curtis o alla voce di Bach o alla Peter Murphy, e al contempo senza essere neanche eccessivamente punkish, cioè non chissà che rabbiosa o troppo urlata. Il giusto compromesso. Anche dal vivo sono così, secondo me non prevale, a parte il vestiario magari del cantante che è visivamente un punk, non prevale né una componente troppo dark né una componente troppo gothic. E quindi c'è il giusto bilanciamento fra questi due mondi. Non per niente loro stessi mi pare di aver letto da qualche parte che si definiscono darker than punk, punker than dark, o una cosa del genere se non sbaglio, cioè più oscuri del punk ma più punk dell'oscuro. Ecco, secondo me calza alla perfezione, devo dire. Poi se parliamo delle singole canzoni, a me in particolare piace molto Frustration, Living Intention, My Funeral, My Party, a dire la verità mi piacciono tutte. Mi piace soprattutto il lato B, è una cosa un po' strana perché spesso è più bello, è mai notato che in generale è più bello il lato A, forse anche per questioni un po' di marketing, no? Più bello il lato A di un disco rispetto al lato B, qui secondo me è più bello il lato B. Sei sicura che non hai ascoltato il lato A e forse il lato B? No, perché non c'è scritto qual è l'A e qual è il B. Ma io so dove inizia, vabbè, il lato, adesso seguo l'ordine delle canzoni, dando per scontato che questo sia il lato A e questo sia il lato B, quindi sì, vado abbastanza sicuro. Non male come strategia. Dicendo che è il lato B che mi piace di più, ripeto, Frustration e Living Intention, due canzoni meravigliose. Ora, questo vinile è del 2020, poi loro hanno all'attivo in realtà altri due dischi precedenti, dei quali ho ascoltato qualcosa, mi piacciono entrambi, quindi penso che molto probabilmente completerò la discografia. Anche se credo che i due dischi non siano di facilissima reperibilità, probabilmente bisogna acquistarli su Bandcamp o
su qualche altro circuito un po' così, non proprio mainstream, mettiamola così, oppure a uno dei loro concerti. Io ho comprato t-shirt e maglietta, non potevo comprare più di tanto perché sono dovuta rimanere la sera poi fuori in mezzo alla folla con un nostro amico che è pure andato a prendersi una pizza unta e bisunta dal pakistano, e c'aveva sta pizza con sto vinile che rischiava pure di inondarsi di olio della pizza. Vabbè, tutta una serie di cose, insomma, ho comprato la t-shirt, questo vinile e ho fatto il mio, dai, ho fatto la mia opera caritatevole. Niente, per chi è interessato... Caritatevole? No, sto scherzando. Per chi è interessato, gli Orovacchi, ma tanto questo video mi sa che uscirà dopo. Per chi è interessato, gli Orovacchi dovrebbero suonare questo fine settimana, questo sabato a Trento, in un centro, non so se non si chiama cosa, tipo centro sociale. Adesso, sì, non voglio addentrarmi troppo, comunque... Se non si fosse capito, no, non si è capito perché non l'ho detto, ma comunque gli Orovacchi seguono un po' anche quella rotta lì, ecco, delle case occupate, dei centri sociali. Adesso sono di Bologna, insomma, non si può togliere il bolognese dalle case occupate, dei centri sociali, no? Beh, è una battuta, sto generalizzando, però niente di nuovo, insomma, dal look, anche da qualche testo e dalle interviste si evince, insomma, le loro inclinazioni si evincono. Fa niente, comunque dai, se vi leggete anche le interviste sono abbastanza curiosa perché condividono anche molte, molte cose con il mio pensiero. Una su tutte è il fatto che la scena, chiamiamola così, gothic, dark, odierna, è tremenda, non piace neanche a me, in generale non la amo perché è fatta molto spesso è composta molto spesso da gente molto molto fighetta, siamo ai limiti di gente da discoteca. Davvero, i club ti fanno strapagare non solo l'entrata ma anche le consumazioni dentro, e noi ne siamo anche testimoni dopo aver visto i Ship Away in un locale, in una discoteca praticamente a Vicenza. Ma vabbè, insomma, anche loro sono un po' più forse rimasti affezionati a quello che è il vecchio stile del dark anni 80, quello di oggi. Sì e no, insomma, gruppi validi ce ne sono, ma la scena non esiste, e dove c'è una specie di scena o comunque un agglomerato, una congregazione di gente che ascolta gothic e dark, non è il tipo di gente della quale mi piace circondarmi, insomma, al netto del fatto che io comunque frequento ambienti quasi esclusivamente metal. Ma adesso non voglio discriminare nessuno, è puramente una questione di sentirsi bene, non so come si può dire, di sentirsi a proprio agio, di sentirsi bene in un determinato milieu, un determinato contesto, sottocultura, ecco. Per me è consigliatissimo, per me è top disco, molto molto valido, molto bello. E lei che dice? Io li avevo fraintesi, quando tu me li facesti ascoltare la prima volta su YouTube. Sì. Io probabilmente non penso che tu mi facesti ascoltare una canzone di questo disco. Una di questo sì. Perché la prima canzone della band che ascoltai era molto dura, con le chitarre molto pesanti, e io pensavo che la band facesse una roba tipo i Beast Milk o i Grave Pleasures, quella new wave of dark rock, gothic metal, cioè quel gothic rock molto aggressivo tendente al metal, alla Beast Milk, quella roba lì. Ecco, pensavo che fossero quel genere lì. E infatti quando tu mi proponesti di andare a vedere a Innsbruck, io accettai di buona lena, dicendo ah che bello, vado a vedere una band simile a Beast Milk così. E invece quando sono stato lì, la grande maggioranza del pubblico era composta da gente non metal. Ah, c'erano anche metal. Sì, ce n'erano, ma erano la minoranza. C'erano anche metal. E la musica, a parte che ero ubriaco, devo dire la verità, me li sarei aspettati un po' più duri, un po' più heavy, e invece erano un po' troppo soft. E sì, mi sono divertito perché c'eri tu, perché c'era Alan, il nostro amico, così. Però boh, mi aspettavo altro musicalmente, e a dire il vero pensavo che avessero deluso anche te. No. Sì, perché? Io pensavo che anche tu ti aspettassi qualcosa. Avevo capito che anche tu credevi che fossero un'altra cosa. No. Avevo capito. No. E invece poi quando hai comprato il disco mi hai stupito, perché io pensavo che anche tu non eri rimasta particolarmente entusiasta. Anche questa è la riprova che noi non ci mettiamo d'accordo sul cosa dire durante...
Quando facciamo sapevo i video. Esattamente cosa, cosa aspettavi. Però devo dire una cosa, anche se la musica non era quella che mi aspettavo, mi sono piaciuti tanto dal vivo come attitudine. Mm-hmm. Infatti a fine concerto sono andato anche da due di loro, non mi ricordo chi, a fare i complimenti, perché mi sono piaciuti come, insomma, attitudinalmente, come erano sul palco. Ecco, se io mi immagino una band della gente che suona questa musica, me li immagino proprio così, come erano loro. Mm-hmm. Quindi a livello di attitudine, e attitudine non parlo solo di look, anche come modo di porsi dentro e fuori dal palco, promossi. Poi quando siamo tornati dalle ferie e ho ascoltato bene il disco, ai primi ascolti la mia posizione rimase più o meno immutata, insomma, dicendo ma sì, non è il mio genere, non mi dà fastidio, però non è la musica che ascolto di mia iniziativa, di mia spontanea volontà. Se vuole metterla Tania, fa piacere, ma io non ne vado in cerca, ecco. Però poi mi sono accorto che lo ascoltavo sempre più spesso, anche quando ero in casa da solo. Le prime volte lo ascoltavo perché c'eri in casa tu e volevo mettere magari una musica che piacesse anche a te. Poi però sì, mi è piaciuto, l'ho ascoltato soprattutto negli ultimi giorni, l'ho ascoltato parecchie volte anche in casa da solo. Non, continua a non essere il mio genere. Allora, per chi ci segue saprà che ci sono dischi gothic rock o death rock, come cavolo volete chiamarlo, che mi piacciono. Però non essendo il mio genere, non è automatico che tutto mi piaccia e non è automatico che tutto mi piaccia nemmeno in stessa maniera. Anzi, è più probabile che qualcosa non mi piaccia. Ma nemmeno a me, ci sono delle cose strafamose, straidolatrate. Quindi al di là che questo disco sì mi piaciucchia, che l'ho ascoltato volentieri, se volete proprio un'opinione, un parere autorevole e tecnico su questo disco, non ascoltate quello che dico io, perché non è il mio genere. Ma in realtà non è neanche il mio. Sì, però sai cosa? Quando magari un disco non è il tuo genere, se mi fanno ascoltare un disco heavy metal, quello è già più il mio genere, conosco anche, sono più dentro l'ambiente. Conosco la storia del genere e posso dire se sono canzoni originali, copiate, ispirate, mi capisco un po' di più. Per quanto ne so io, magari queste canzoni qua sono già state suonate e risuonate in un'altra salsa 20 anni fa da un'altra band. Prima ho detto ma non conosco il genere, quindi per me già capito quello che voglio dire, potrà mai essere un parere tecnico. Prima ho detto che non sono originali nella proposta musicale, ma con questo non intendevo dire che copiano, per nulla. Sì, rimandano ad esempio i Christian Death, ma vi assicuro che le canzoni sono comunque tutta farina del loro sacco e, come detto, la loro attitudine si riversa anche nel loro modo di scrivere canzoni, comunque con una certa dose di personalità. Io trovo che anche la voce, per i motivi che vi elencavo prima, sia anche piuttosto riconoscibile. Quindi assolutamente è un disco maturo, ecco, non è una copia pedisse qua di qualcun altro. Ah, mi dimenticavo di dire una cosa, oltre ai Christian Death, io ci sento anche qualcosa dei Neon. È vero che i Neon, sempre band italiana, un attimo, eccoli qua, i Neon di Rituals. È vero, i Neon erano più elettronici, però ci sento qualcosa di loro, giusto per darvi qualche altro riferimento. Vabbè, ci stiamo dilungando troppo, io come detto non posso che entusiasticamente consigliarvi questo disco, che credo potrà piacere, no, anche questo se volete, però a maggior ragione gli Horror Vacui credo che possano piacere anche a estimatori del punk e anche di un certo tipo di metal, con magari una mentalità un attimino un po' più aperta. Va bene? Va bene. A posto, grazie e forse la maglietta degli Halloween non è molto in tema. C'è la Horror Vacui. Ok, va bene. Ciao.